stato definito da più fonti il piccolo Festival di Sanremo, per la qualità che lo contraddistingue da sempre e che ogni anno va aumentando, e il concorso Canoro Un mare di stelle di Arenzano, arrivato quest'anno alla 14ª edizione. Due le serate della manifestazione, venerdì e sabato, la prima dedicata agli autori inediti, la seconda agli interpreti, con le cover più belle della musica italiana e straniera. La cornice è stata quella suggestiva dell'arena estiva del Cinema Italia per la prima serata, mentre sabato, causa maltempo, il concorso si è dovuto spostare al Movida. Più di 100 i cantanti, quasi sempre molto giovani, che hanno partecipato alle selezioni dal vivo ad Arenzano o via web. Compito difficile per la giuria sceglierne alla fine solo 28, e compito ancora più arduo, visto l'alto livello, decretare alla fine di ogni serata i vincitori. Fare il presidente.